Ciao a tutti ragazzi, benvenuti da Paolo sul mio canale. Questo è un nuovo video, è una recensione di un kit che io ho comprato. Questo è un kit che ha avuto una storia un po' particolare perché la Heller fa dei soggetti. Io non ho ancora capito se sono tirature limitate, se sono modelli che si trovano costantemente disponibili. E so che sono cose che quando ci sono hanno prezzi assolutamente abbordabili. Tendenzialmente sono anche fatte benino. Io credo di aver preso una DS3, una delle loro auto da rally, che non era assolutamente male. Ho preso i trattori, quindi fanno soggetti che sono assolutamente interessanti. Molto spesso sono soggetti francesi. Cosa che mi piace moltissimo della Heller è che, tipo la Airfix, sono una ditta specializzata e tendono a dare la precedenza a modelli del loro paese. Quindi, quando c'è il soggetto francese, la Heller è francese, ne vale la pena. Ne vale la pena. La 905 EVO1 dovrebbe essere, se non mi ricordo male, non era un periodo che seguivo moltissimo le auto da corsa, dovrebbe essere la macchina che vinse Le Mans con Jean Todt, quella di Rosberg, se non mi ricordo male. Macchina bellissima, sviluppata dalla Peugeot e con tutta l'aerodinamica che fu curata dalla Dassault, costruttore francese dei Mirage e di alcune delle linee che volano, degli aerei più belli che siano mai esistiti. I Falcon VIP sono modelli stupendi, sono macchine favolose, delle linee che sono veramente super. Marcel Dassault aveva fatto capolavori. La Dassault Moderne invece aveva dato una mano quindi a Peugeot a creare questo soggetto che, ripeto, se non mi ricordo male, è stata una Le Mans Winner. Il modello in questione io non l'ho mai montato precedentemente. Quando avevo il negozio ne avevo venduti delle paccate di questo modello qua. Anche quando smisi col negozio ne avevo comunque salvate tante scatole perché era un modello particolarmente economico, una scatola che è sempre costata dai 20 ai 30 euro, lasciate perdere se nei periodi di magra, quando la Heller era data per morta e sepolta, si trovavano intorno ai 50-60 euro, perché c'è sempre la speculazione in quei momenti dove la ditta ha problemi. Però ecco, questa è la riedizione che è uscita nell'ultimo periodo, credo che sia roba di 2 o 3 anni fa, non di più. Non hanno una data sulla scatola. Scatola un po' particolare perché, come tantissime cose francesi, hanno un pochino le loro, adesso vi mostro dove, le loro idee su come fare alcuni dettagli. È una stupidata. Hanno messo un bellissimo logo Fabriqué. Vediamo se il telefono me lo mette a fuoco. Fabriqué en France, io adoro queste cose qua col tricolore francese, no? E quindi c'è da dire che io, quando ho provato ad aprire la scatola, pensavo fosse solo un bollo di garanzia, invece poi ne hanno fatta con un'apertura strana, con altri due bolli in cima qui e in cima dall'altra parte, in maniera che, senza saperlo, voi l'aprite e la scatola risulta subito danneggiata. Sono stupidate, della scatola non ci frega granché, però diciamo che è un'apertura inusuale. Qui in genere sono più abituato alle aperture o tipo Tamiya, che sollevi il coperchio, il modello è tutto lì, o tipo addirittura quelle orrende della Revel che si aprono di fianco con i fogli decal che 9 su 10 vanno perduti, vanno per terra, vanno in bocca al gatto. Questo modello ha avuto, come dicevo all'inizio, una gestazione un po' complicata perché è sempre stato considerato da tutti i modellisti un po' una bestia nera. Una bestia nera nel senso che è stato considerato dai più, ahimè, spero che la Heller non se ne abbia di quanto sto dicendo, uno dei peggiori kit di auto mai realizzati. Io mi ricordo un amico, Daniele di Pordenone, che aveva provato a montarla e pensa che si sia bevuto il fegato a provare a dargli una forma, perché si faceva effettivamente fatica. Perché si faceva fatica? Perché la Heller, pardon, nelle prime edizioni aveva probabilmente utilizzato un tipo di plastica che era estremamente sensibile alle temperature e agli imballaggi e alle differenze di atmosferiche, diciamo, perché tutte le stampate interne, o perché venivano tirate fuori dagli stampi troppo presto, o perché l'operaio addetto alla costruzione di sta roba proprio non ci badava, avevano tutte le parti che erano completamente svergolate. Io credo di aver aperto una cinquantina di queste scatole qua, e tutte e 50 erano tutte svergolate. Quindi, se vedete per esempio la forma del body, che qui è precisissimo, probabilmente ha messo un operaio che aveva un pochettino più voglia di fare. Adesso io dico precisissimo, visto di fronte non è. Ok, non è esattamente un Tamiya, però non è neanche una cosa impossibile da
da gestire. Hanno fatto una Audi plastica, la Audi plastica ci sta che possa essere un po' svergolata. Un po' svergolata vuol dire che questo è accettabile. Se voi cercate delle foto online di quando hanno aperto le prime edizioni del kit, la prima edizione la riconoscete perché non ha il box con il bordo giallo come sta facendo adesso Heller, ma era completamente a disegno intero e con il bordo esterno della scatola in blu. Quindi quella era la prima edizione. Questo come piccolo alert, quando le trovate online, se la volete comprare, prendete questa, non prendete quella della prima scatola. I prezzi in genere sono gli stessi, identici. Potete magari trovare la prima edizione a qualcosina di più economico, ma soprattutto per un dettaglio finale, quello non ne vale assolutamente la pena. Non ne vale assolutamente la pena. Quindi, come dicevo, la Heller ha rieditato questo modello. Ovviamente, quando fanno queste riedizioni, non toccano mai gli stampi in acciaio delle plastiche originali, perché sarebbe troppo costoso. Gli danno solo una rinfrescatina di quelle ovvie, quindi probabilmente utilizzando un operaio che avesse un pochettino più voglia di applicarsi davanti alla pressa, utilizzando una gomma di qualità per le gomme. Anche qua tutte le prime edizioni del 905 avevano la gomma che tendeva a disintegrarsi, diventava rigidissima, poi polvere, poi si disfava e voi rimanevate col cerino in mano, perché per dare la forma a questa 905 corretta bisognava trovare delle gomme di ricambio, in genere provenienti da Itamia, e negli anni in cui questo modello fu presentato e venduto all'inizio non c'era il giro delle cose che si possono comprare su internet, quindi semplicemente c'era da impazzire, o li cavavate da un altro kit, però a voi, voglio dire, ammazzare un Tamia per far questa ci vuole un bel coraggio. E quindi divenne soltanto successivamente possibile comprare gomme di qualità separatamente rispetto al modello. Le strappate in plastica sono trasparenti, sono state curate anche qui di più, questo perché probabilmente lo stesso operaio che ha trovato la voglia di lavorare non hanno più, io ho notato in moltissimi box che questa parte di connessione tra il parabrezza principale e lo sprue era rotto, probabilmente perché la scatola veniva pressata, e quindi voi spesso e volentieri vi trovavate con una bella crepa in corrispondenza della parte superiore del canopy, che da sistemare non è una cosa impossibile, però è anche una bella rogna. Quindi qua, se non fate casino, se lo tagliate decentemente con una limetta un po' lontano dallo sprue, è difficile fare guai. E il modello in generale come si presenta è, secondo me, io ho una sensazione, cioè che questo gruppo di progettisti della Heller sia lo stesso gruppo di progettisti che poi in seguito andò a fare la Similair, perché troppe parti sono simili con la metodologia di stampa che aveva la Similair, che, se non mi ricordo male, dovrebbe essere passata a miglior vita da un pochino. Quelli che avevano fatto la 4GT, avevano fatto il prototipo LMP2, le avevo prese tutte perché mi piacciono quei soggetti lì, quindi per forza si comprano, però modelli orrendi da fare, orrendi perché la volontà di fare tanti dettagli interni, la volontà di aggiungere dettagli fichi, per carità, perché ci sta a farle belle, però se le fai belle devi fare anche dettagliate, quindi nello specifico realizzare un motore come quello lì, diciamo che fa un pochettino passare la voglia, ok? È un V10, diciamo, sì, tanta roba può essere un V10, tantissima roba può essere un V10, quella dovrebbe essere la scatola del cambio. Diciamo che il dettaglio del motore non è esattamente la parte più bella del kit. Oltretutto, nelle prime edizioni, quindi con le carrozzerie completamente svergolate, era ovviamente follia cercare di fare una chiusura decente tra la parte anteriore della carrozzeria e la cofanatura motore, che poi si raccordava tutta la parte anteriore del canopy. Quindi bisognava veramente avere le palle fatte di cemento armato per cercare di darle una forma. Io credo di non averla mai vista montata in maniera decente questa macchina qui, mai, mai, mai. Quello che ho visto di decente è stato il diecast da edicola, che è uscito credo 2 anni fa, modello eccezionale, costa, voglio dire, è un giocattolo da edicola, fa parte delle recensioni che adesso ho cominciato a fare e che trovate probabilmente già sul mio canale, dei diecast moderni, però voglio dire, 25 euro, ruote belle, livrea perfetta, carrozzeria bellissima, se non avete voglia di montarla ve la mettete sul termosifone, bella da vedere, 25 euro spesi bene. Invece quando spendete un pochettino di più dovete metterci del vostro e vi giocate la vita eterna a provare a tagliarla in maniera accurata, provare a darle una forma intera. Questo perché appunto i montaggi erano di qualità pessima. Il cockpit, che aveva quella parte lì superiore, diciamo, che andava ad appoggiare
sulla parte alta, lì c'era l'inceneratura delle porte. Questo modello qui aveva una forma che nel disegno centrale non lo vedete bene, però da dopo il parabrezza si stringeva tipo bottiglia di Coca-Cola e aveva tutta una forma rastremata che andava a morire nella carenatura posteriore della carrozzeria. Tutto quel pezzo lì, che sono le portiere, diciamo il lato apribile della macchina, da far combaciare, meglio che non dica la parola perché poi YouTube mi banna e quindi potrei avere dei problemi, però direi che avete capito com'era la difficoltà a fare quel settaggio lì. Le idee che hanno avuto sono tante, sono buone e sono realizzate male, erano realizzate male perché, ripeto, questa è solo una riedizione, quindi loro le plastiche non le hanno toccate. 90% quando fanno riedizioni, qualcosina fatta mia, ma gli stampi sono stampi in acciaio che fanno milioni di pezzi, quindi è difficilissimo che loro vadano a toccare lo stampo. È più facile che ve ne aggiungono uno di correzione che non fa usare delle parti precedentemente realizzate sui vecchi stampi, piuttosto che ne vadano a toccare uno nuovo. No, non sono come gli stampi della MPM che in passato erano realizzati in alluminio, quindi loro facevano il taglio, lo vedete, perché se vedete gli sprue a volte hanno delle righe sugli alberelli e il modello è stato in qualche modo aggiornato. Le ruote non sono malissimo come disegno, come razza, ovviamente non hanno un dado centrale, quindi che facciamo? Sono le ruote come quelle delle Mini 4WD, quelle che plop si infilavano sopra e giocavano. Sicuramente c'era un dado di estrazione che qui nel modello non c'è mai stato, non è mai stato presente, ma questo, ripeto, chiunque abbia avuto per le mani, a chiunque piacciono le GT e le Sport, questo modello l'ha probabilmente avuto, probabilmente lo ha ancora, e il mio senso di fare questo video era cercare di capire perché magari ne vale la pena di comprare una scatola del genere. Il perché è presto detto, adesso rimettiamo via tutti i suoi pezzettini. Heller anche qui, purtroppo queste sono scelte loro, non dà alcun tipo di plastichini intorno agli sprue, quindi voi avete i pezzi del modello. Io avevo qui in giro un alettone che è lì, che già sta andando in giro, ripeto, modello che mi è arrivato stamattina. Questo modello io l'ho preso per un progetto completamente differente, però è lei, e quindi è, ecco, quello lì comincia un po' a piegarsi. Vabbè, ripeto, loro non mettono della plastica intorno agli sprue stampate, cara grazia lo mettono intorno a questo. Ora, io non mi ricordo se nella prima edizione questo pezzo fosse plastificato, se fosse anche lui libero di gironzolare, quindi graffiandosi su tutte le parti che incontra in giro per la scatola. Però diciamo che il punto veramente, veramente critico e agghiacciante della prima edizione di questa bella, bellissima Dassault Peugeot era quello. Il foglio decal della prima edizione era stampato su carta bianca ed era semplicemente una cosa agghiacciante, inutilizzabile. Nessuno di quelli che l'avevano comprata poteva utilizzarlo perché aveva grafiche pessime, stampato in maniera terribile. Era proprio una cosa come non averlo, e creava il problema che, ripeto, soprattutto per gli anni in cui non era così facile trovare le cose online, bisognava andare a cercarsi un foglio decal alternativo o provare a disegnarselo. In questo caso, essendo la livrea ufficiale di Peugeot 905, la livrea ufficiale francese da corsa della Peugeot, riprendevano completamente i colori classici dello stile Peugeot. Forse qui hanno tenuto il giallo un pochettino scuro, però ci può stare. Hanno stampato un foglio nuovo, una grafica finalmente eccellente, e questo è sicuramente, diciamo, il plus definitivo di questo modello. Quindi tenete presente che se vi andate a comprare un foglio decal extra, non lo pagate mai, tra spedizione e tutto quanto, meno di 20-25 euro. Qui tutta la scatola ne costa 25, quindi è stata una bella rogna per tante persone, per tanti modellisti che avevano provato a montarla. È stata veramente una rogna. Loro addirittura danno le due macchine, la 5 e la 6, che cos'erano, quella di Mauro Baldi e Rosberg, sì, ci ho preso Baldi e Rosberg, e quindi aiuta moltissimo anche quel dettaglio lì, capite, tutta roba che, sì, volendo un modellista bravo ti potrebbe dire ma io me lo faccio, però se la scatola già ti aiuta e già ti dà le parti complete, no, bestemmi anche di meno a finire questi modelli qui. Quindi questo è quanto, cioè il modello secondo me merita assolutamente, la macchina, parere mio, è bellissima, poi con quel disegno lì frontale la fa sembrare ancora più bella di quella che era nella realtà, però se vedete il nuovo foglio istruzioni l'hanno fatto bello, sembra una rivista grossa, formato A4, molto molto bella, ecco la linea
di 905, cioè la macchina era stupenda, era veramente stupenda. That's it, questo è quanto. Visite in linea, comprate in linea, comprate. Modello molto molto bello. Le decal le mettiamo così, così la busta rimane bella chiusa. Ne vale la pena. Consiglio a tutti di comprarlo, montarlo, provate a montarla, postate le foto del modello finito. Se lo fate bello vincete anche qualche cosa, secondo me, perché la macchina c'è. E questo è quanto. Questa era la mia opinione sul 905 Evo 1 bis.